scuola ha messo in piedi anni fa, ha inventato, ha radunato delle ragazze e ha proprio, possiamo dire, donato al mondo il piccolo coro di Codissago. Ragazzine, quasi bambine, che cantavano con felicità storie di montanari, fiabe, anche canti di fede, ma soprattutto fiabe intorno alla loro età. Il maestro è andato a cantare nelle galassie del cielo, si chiamava Gianni Inca, ma qui c'è sua figlia Anna, che prosegue quella fantasia e quell'ispirazione, la poesia del papà, e l'ha comunicata a tre amiche e ha inventato un quartetto di voci raffinate che formano armonie. L'armonia, si sa, vive di tre note, ma quando l'armonia è formata da quattro note diventa raffinatezza, eleganza massima. Si chiamano Quartetto Cantas di Codissago e stasera per la prima volta vengono in questa sala davanti al Pelmo, che pare illuminarsi dalla gioia di sentire tante voci femminili e soprattutto la vostra partecipazione in questo momento che si avvia all'estate con tante incertezze. Ecco il Quartetto Cantas.